Ecco, questa è la pagina del sito della Fondazione Verga, cui faccio parte. Ringrazio a nome anche della presidentessa Gabriella Alfieri, che mi ha chiesto di salutarvi. Si tratta di un richiamo indispensabile soprattutto perché quest'anno ricorre il centenario della morte di questo grande scrittore di cui parleremo. Naturalmente mi spiace non poter essere presente da voi e intervenire a distanza, ma purtroppo non è stato possibile fare altrimenti per vari impegni universitari. Allora, cominciamo. Non si può parlare di verismo e fotografia senza riferirsi innanzitutto alla corrente letteraria francese, che con quest'ultimo condivide lo stesso sguardo privilegiato nei confronti della realtà e del vero, cioè naturalismo, il movimento guidato dallo scrittore più popolare in Italia e all'estero alla fine dell'Ottocento, ovvero Émile Zola. Anch'egli, appassionato fotografo, autore di circa 10.000 fotografie, proprietario di un enorme materiale fotografico, di due laboratori, aveva un laboratorio in ogni casa che possedeva. Ma partiamo da un semplice dato anagrafico. Quando parlo di questi temi, infatti mi piace ricordare, scusate, abbasso il volume perché non sento bene, mi sentite lo stesso così? Sì, sì, io. Perfetto, ok. Allora, quando parlo di questi temi, mi piace ricordare che fra il 1839 e il 1840 nascono i grandi veristi, cioè Verga e Capuana, ma nello stesso anno nascono anche Émile Zola e soprattutto la fotografia. La coincidenza cronologica non è solamente aneddotica. In effetti questi scrittori sono uniti fra loro non solo da una profonda affinità letteraria e da una maniacale ossessione per il vero, ma anche dallo stesso approccio profondo per l'invenzione di Daguerre e Mills, per un rinnovato sguardo sulla realtà che dilata spesso attraverso l'obiettivo fotografico verso la riflessione su temi e modelli comuni. Sembra dunque logico adottare il daguerrotipo letterario come punto di partenza e anello di congiunzione tra scrittori lontani, tra loro appartenenti a scuole diverse, in un'epoca in cui, come è stato osservato, il termine daguerrotipo, cito, negli scritti dei critici d'arte, giornalisti e letterati, è stato per più di 20 anni, alla fine dell'Ottocento, sinonimo di assoluta fedeltà al soggetto. L'immagine fotografica diventa così una sorta di camera chiara, per citare un tantissimo saggio, in cui essi riescono a mettere a fuoco e sviluppare una serie di interessanti modalità espressive. In particolare vedremo come la visione daguerrotipista e l'uso di immagini fotografiche diventino parte integrante della funzione narrativa. Nello stesso tempo, per questi scrittori, la fotografia è e resta sempre un passatempo, un puro piacere per dilettanti, e non ha mai costituito, come ha suggerito Giuseppe Sorbello, un vero problema teorico. C'è un'autore del Capuana che vediamo nella foto, cioè il portaparole del verismo e principale divulgatore del naturalismo in Italia, l'autore del Marchese di Rocca Verdina, possa essere attenuato a Zola per la sua smania bulimica nei confronti del medium, per cui molto spesso i suoi si preoccupavano, cioè per questa ansia continua di occuparsi di fotografie e tecniche. Oppure che la presenza costante tra i taccuni preparatori delle opere letterarie, immagini e foto, e l'utilizzo di queste ultime come bozzetti, accomuna Verga e Zola. Infine, l'eccezionale maestria tecnica e compositiva, l'attenzione narrativa del suo lavoro fotografico, avvicina Zola e Federico De Roberto, che vediamo in questa foto,
il terzo uomo del gruppo verista, il solo scrittore italiano fosse europeo a avere lasciato una serie di opere compiutamente fotoletterarie a cui da poco ho dedicato un libro. Dobbiamo ancora parlare, almeno brevemente, di un altro personaggio che non è uno scrittore, ma che in questa storia assume il ruolo, questa è un'altra foto di Helga e Roberto insieme, in questa storia assume il ruolo di Trédignon, di anello di conduzione di questi artisti. Mi riferisco cioè al conte Giuseppe Grimoli, che conoscete senz'altro, detto Gegè, considerato dagli storici come il più grande fotografo dilettante o non professionista italiano dell'epoca, autore di una sterminata categoria di immagini, di grande livello tecnico ed espressivo, impregnato del suo gusto letterario. Discendente diretto per via materna di Napoleone Bonaparte, è cresciuto a Parigi, dove conosce i più grandi scrittori dell'epoca come Flaubert, Daudet, Goncourt, Maupassant, Bourget, di cui era anche molto amico. Prototipo del fotografo europeo, ecco, questa è una foto appunto di tutti questi grandi scrittori francesi ed europei. Prototipo del fotografo europeo, sempre a suo agio, sia nel rappresentare la società mondana, culturale, internazionale dell'epoca, o la vita dei quartieri popolari di Roma e Parigi. Guardate per esempio questa splendida fotografia più naturalista e zoliana di Zola stesso, in cui c'è un gruppo di popolani a Roma che prende il sole sotto le rovine della speculazione di Roma e sopra campeggia la pubblicità di un libro di Zola che usciva a puntate sul giornale La Tribuna, esattamente come oggi le serie televisive vengono pubblicizzate nei menu, per esempio, delle nostre notorietà. Va bene, allora, anche in Italia, primo di te, grande amico e miscenato di grandi scrittori come D'Annunzio, per l'appunto dei Veristi, ed infatti il suo archivio fu una fonte insostituibile di documentazione per molti artisti e letterati dell'epoca. In particolare, primo si divertì spesso a solleticare la fantasia in un luogo di evocazioni figurative, inviando, fornendo loro, in alcuni casi, per cui perfino lo spunto erotico. Come risulta, per esempio, il dramma di Giovanni Verga, Caccia alla Volpe, la cui trama è disegnata intorno a un triangolo amoroso ed è ispirata scrupolosamente da questo splendido scatto di Giorgio Primoli, in cui è ritratto Daniele D'Annunzio, che infatti è il protagonista nascosto di questo dramma, in bombet e giacca rossa durante una battuta di caccia nella campagna romana. Si tratta di un caso più unico che raro di trasferimento compositivo pressoché meccanico dal cliché all'opera teatrale, in cui l'autore muta lievemente la fissità di un singolo fotogramma in azione drammatica, producendo un inedito effetto di immediatezza di eccezionale realismo. Primo che, insomma, oltre che un importante intermediario degli scrittori francesi, è soprattutto il mentore fotografico del gruppo siciliano. Sappiamo infatti che svolge lo stesso ruolo, oltre che con Verga, anche con De Robert. Non tutti conoscono questo grande scrittore, autore della trilogia degli Zeta, dei Vicerre, che è il suo grande capolavoro, da cui è stato tratto anche un film e una fiction televisiva ultimamente, e che Leonardo Sciascia considera il più grande romanzo dell'Ottocento insieme ai Promessi Sposi. Federico De Roberto occupa certamente un capitolo a parte nella storia dei rapporti tra verismo e fotografia. Non solo per i caratteri di originalità all'interno del gruppo catanese, ma anche nel panorama letterario europeo a cavallo tra 800 e 900. Tra i veristi, infatti,
l'unico ad aver elaborato una compiuta produzione fotoletteraria ed è uno dei rarissimi autori dell'epoca ad aver pubblicato due opere illustrate con propri scatti, in cui testo e immagini riescono a dialogare coerentemente nelle sue, come diceva lui, fatiche fotomonografiche. Come fotografo si forma, proprio come venga, sotto l'apprendistato di Luigi Capuana, il vero pioniere del gruppo, tra i tre, come ci spiegherà benissimo Giuseppe Sorbello, che è il massimo esperto di Capuana e Verga Totorti, è il primo ad aver acquisito un solido bagaglio tecnico già alla fine degli anni 50 del 1800. Ma il primo grande incontro di De Roberto col mondo della grande fotografia si situa intorno ai primi del Novecento, cioè grazie all'amicizia con quest'altro personaggio, cioè Corrado Ricci. Chi è Corrado Ricci? È il più grande, probabilmente il più grande storico dell'arte dell'epoca in Italia, oltre che fotografo di stesso. Ricci dirigeva soprattutto una decina di collane presso il più grande editore fotografico di quegli anni, cioè l'Istituto Italiano di Arti Grafiche di Bergamo. Il suo scopo, attraverso queste collane e soprattutto attraverso la più famosa di queste, cioè l'Italia Artistica, che forse molti lo conoscono, il suo scopo, dicevo, era catalogare insieme del patrimonio artistico italiano, così come si stava facendo in molti paesi, a cominciare dalla Francia, con la collaborazione di alcuni dei più importanti esperti, scrittori e soprattutto fotografi del tempo. Allora, chi conosce le statue sa che in casa sono contenuti migliaia di scatti che oggi sono praticamente una testimonianza unica di come l'Italia fino alla Seconda Guerra Mondiale era una specie di paradiso terrestre, oltre che il più grande paese per il patrimonio artistico. Dunque, Ricci propone a De Roberto di scrivere il testo di un volume su Catania proprio per questa collana, cioè l'Italia. Le fotografie che Ricci mi propone per illustrare il volume sono quelle dei più famosi studi dell'epoca, cioè quelle degli Alinari e di Brogi. Ma lo scrittore, che ha gusti difficili, ad esempio uno dei suoi modelli è il raffinato fotografo tedesco napoletano Giorgio Sommer, le trova piuttosto turistiche e convenzionali. Con grande entusiasmo si trasforma allora in un vero art director e impaginatore del volume, radunando un gruppo di fotografi catanesi a cui chiede di aggiungere delle foto dei monumenti e degli angoli meno conosciuti della città etnea. Leggiamo per esempio una lettera scritta da Ricci e che spiega le difficoltà tecniche con cui si scontra nel fotografare l'Etna, la cui foto di cui parla qui probabilmente è quella che apre il volume. Allora, ve la ingrandisco. Allora, dice De Roberto, scrivendo a Ricci, ecco, trovate la lettera in parte questa slide. Ho aggiunto una veduta dell'Etna, anch'essa causa il molto scempio di Lasca, quel diavolo di monte, alla distanza che lo separa da Catania, una difficoltà straordinaria. Le poche fotografie che si trovano in commercio, che hanno servito alle cartoline, sono altrettante pitture dai tanti ritocchi fatti. Quella che ti manca genuina, e se la parte inferiore, attenzione a questa frase, è più prossima, non fosse andata bruciata per dar tempo alla superiore di imprimersi sulla lastra, mi parrebbe bello. Meglio di così, però non si può fare. Come sapete,
se Roberto non aveva torto, sono le stesse difficoltà di esposizione contro luce incontrate anni prima da tutti i pionieri della fotografia, come i fratelli Fisson, cui vedete una fotografia, o Gustave Negret, che appunto inventò la doppia esposizione, addirittura incollava due fotografie, come in questa marina, in questa marina che vedete a destra e in basso nella foto, ottenendo così un effetto coerente e esposto in maniera omogenea. Bene, in ogni caso, l'entusiasmo di Roberto per l'immagine fotografica è ormai al colmo. Lo scrittore propone a Ricci una serie di volumi e seguirà dedicato al territorio del Tineo, si intitola Randazzo e la valle dell'Alcantara, e che da poco ripubblicato in un'edizione anastatica, cioè identica a quella originale. Scusate. De Roberto, oltre che del testo, anche l'autore di ben 77 fotografie che lo accompagnano. Salvo errore, dunque il primo fotoletterato italiano di quegli anni e uno dei primissimi in Europa e nel mondo. De Roberto concretizza così i sogni realizzati di scrittori come Gautier e Strindberg, Victor Hugo o perfino l'autore dei Tre moschettieri, Alexandre Dumas, che sognarono dei lavori di questo genere. Ecco, non so se lo sapete, ma Alexandre Dumas, che vedete sempre in questa fotografia, partecipò alla spedizione di Mille portandosi niente poco di meno che il più grande fotografo francese e l'inventore del negativo, cioè Gustave Legret, che appunto fece tante fotografie della spedizione di Mille, libro che però progettato da Dumas non vide mai la luce per le difficoltà tecniche di stampare le fotografie all'epoca. Va bene, dunque, lo scrittore, cioè De Roberto, narra ormai attraverso parole e immagini. In altri termini, se la realtà raccontata attraverso la scrittura acquista dignità di vero, può allora assumere vita autonoma. La fotografia, definendosi come realtà, acquista nelle mani dello scrittore una funzione letteraria. L'operazione di De Roberto inaugura una nuova fase della narrativa realista. Soltanto negli Stati Uniti viene fatto in questi anni un tentativo del genere dal grande Jack London, cioè l'autore di Zanna Bianca, del richiamo della foresta, di Martin Eden, che scrive e fotografa durante alcuni mesi, il caso di dire, il popolo dell'abisso, in una specie di immersione naturalista negli stand di Londra. Allora, torniamo. Ecco, queste erano altre immagini del libro di Jack London, pubblicato negli Stati Uniti. Allora, il libro di Roberto è dedicato a una decina di paesi della fascia nord-orientale dell'Etna, come Castiglione, Francavilla, Limbagrossa, eccetera, oltre che alla stessa Randazzo, bellissimo paese gotico, scolpito nella lava, a cui da sola sono consacrate oltre la metà del testo gran parte delle illustrazioni. Il volume si distingue non solo per il carattere di originalità appena enunciato, ma soprattutto per l'inaspettata capacità fotografica dello scrittore catanese. In esso diventa come De Roberto abbia ben assimilato la lezione degli artisti che ama, come Sommer, e certamente gli Arinari e Broggi, presenti già nel volume su Catania. Di quest'ultimo, cioè Broggi, utilizza anche qui molti scatti, a volte prendendosi il gusto di impaginarli proprio accanto ai suoi, quasi per sottolinearne l'analogo livello tecnico, come in questa slide, dove vedete appunto accanto
una foto di De Roberto e una di Brogi, cioè uno dei più grandi fotografi dell'epoca. Non c'è dubbio comunque che le foto di De Roberto spiccano senz'altro per l'originalità e espressività. Tra le note che vorrei mostrarvi, ricordiamo questa, va bene, questa scusa è un'altra foto di De Roberto, tipica della sua narrativa, una foto altamente simbolica in cui sono rappresentati i simboli del potere politico, temporale, religioso della Chiesa in un effetto quasi tridimensionale, creato con pochi elementi di luce, molto semplici. Dicevo, volevo parlarvi invece di un'altra fotografia, cioè questa. Allora, una delle più famose di questo libro, in cui i personaggi incorniciati nelle finestre, come dentro due occhi, appaiono specularmente e inesorabilmente separati. A sinistra sono inquadrate le donne, due donne, forse madre e figlia, a quest'ultima è stato imposto un velo per posare sotto l'occhio del fotografo. Nella seconda sfoggiamo un uomo, il padre, immagino, un contadino muratore, nel cui viso è abbastanza facile leggere una punta di malcontento, forse per essere stato sorpreso nella misera tenuta di lavoro. Ma il focus fotonarrativo del volume è rappresentato da una sequenza di 5 scatti che riproduce la processione dell'assunta, l'enorme carro chiamato la vara oppure la bara, in cui volteggiano vorticosamente numerosi bambini vestiti da angeli e soldati antichi. Allora si vede bene in questa foto dove vedete proprio i paesi dei bambini che poi nella macchina della processione cominciano a girare in maniera veramente spettacolare. Allora, si tratta di un documento eccezionale che propone una novità nel classico schema artistico monumentale della collana di Ricci. Il fotoscrittore indossa i panni dell'esperto di tradizione popolare, lasciandoci una pittoresca e dettagliata descrizione della testa in un fitto dialogo tra racconto e immagine. Ecco, questa è l'ultima foto della sequenza in cui si vedono i bambini alla fine della festa, che finalmente sono liberi, si muovono, come vedete nella foto, piuttosto mossa. Si tratta, si capisce questo excursus etnofotografico del capitolo di cui l'autore è più fiero, testimoniando un'elevata capacità tecnica nell'effettuare una serie di scatti di difficile esecuzione, soprattutto con l'antiquato apparecchio a cavalletto e tendina di cui dispone. Nello stesso anno continuerà questo tipo di lavoro pubblicando un altro notevole saggio foto etnologico sulla lettura, mensile del Corriere della Sera, dedicato alla festa di San Silvestro a Troina, un altro paese etneo. Si tratta di un articolo che ho ripubblicato nello stesso volume che vi ho mostrato poco fa. Esso ha rappresentato, secondo gli antropologi, una testimonianza esemplare per precisione e modernità nel panorama degli studi del tempo. In conclusione, ecco il mio avvio della conclusione, questo lavoro etnofotografico, come quello già inserito nel volume su Randazzo, lo pone certamente fra uno dei filoni centrali e ricchi della fotografia italiana, e cioè quello delle feste religiose, con cui sono confrontati molti autori moderni come Enzo Sellerio, Giuseppe Leone, Franco Zerina e Ferdinando Scianna, di cui vedete in volume. Ecco, questa è una foto di Scianna che sembra proprio riproporre gli scatti di Felipe Roberto.
Ecco, concludo così, vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola a Giuseppe Sorbello che ci parlerà soprattutto di Verga e Capuana. Grazie. Grazie.